E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, qui è Pablo Giallo Rosso. Siamo qui oggi con questo video recensione su Juventus Dinamo Zagabria. La Juve batte i croati per 2-0 e conferma la qualificazione che ormai aveva in tasca già dalla scorsa partita. La Juve dunque si qualifica prima nel girone, così come il Napoli, dove, cioè abbiamo parlato ieri proprio del Napoli nello scorso video. E oggi parliamo della Juventus dopo l'intro. Allora, un primo tempo che a mio parere è stato opaco, non mi è piaciuto particolarmente. Pjanic, secondo me, ha fatto una buona partita, ha iniziato benissimo, sembrava praticamente ispirato. Poi piano piano ha iniziato a calare anche lui, nonostante suo è stato l'assist su calcio d'angolo. Però ragazzi, un Pjanic che comunque sia sta in crescita, secondo me deve trovare ancora la continuità perché fa una partita sì, una partita no, una partita sì, tre no, una sì e cinque no. Oppure fa partite che inizia bene e poi si spegne. Purtroppo questo è Pjanic, era anche il Pjanic che giocava a Roma, era così ragazzi. Un po' di juventini che si sono meravigliati, scioccati dalle prestazioni di Pjanic, che dicono, però Roma non era così. Eh sì, mi dispiace, frate, Pjanic è sempre stato così. Purtroppo è discontinuo, però quando è, cioè, quando è in forma è un giocatore d'oro. Comunque, mettiamo da parte Pjanic, la Juventus sblocca la partita nel secondo tempo con Gonzalo Higuaín che trova il gol a distanza di un mese. L'ultimo gol che aveva fatto Higuaín è stato il 2 novembre. Dunque, Higuaín torna al gol, è il suo decimo gol stagionale in 20 partite. Segna anche Rugani che sta in crescita in una maniera pazzesca. Rugani sta avendo davvero una crescita molto rapida e molto veloce, anche molto fruttuosa. Ha fatto una grandissima partita, così come anche ha fatto una buonissima partita Mandzukic. Mandzukic secondo me è stato uno, se non il migliore in campo, nonostante non abbia trovato il gol. Mi è piaciuto moltissimo Mandzukic. Invece mi ha deluso Samoa. Samoa ha fatto una brutta partita, sbagliava molti cross. Però insomma la Juve vince e speriamo adesso in un sorteggio anche favorevole alle italiane. Purtroppo non sarà così. Abbiamo visto l'urna, abbiamo visto le seconde fasce praticamente. Sono tutte partite toste, c'è il Bayern Monaco, c'è il Real Madrid, c'è il Paris Saint-Germain. Davvero, sarà davvero molto dura, però ragazzi, speriamo bene. La Juve, il Napoli, cioè la Juve si è vista che aveva fame, ha giocato, quando è entrato Dybala è entrato con una voglia di spaccare il mondo, ha giocato 10 minuti, però l'ho visto molto voglioso. Ragazzi, questo video finisce qui, allora lasciate un like, un commento, iscrivetevi, mi raccomando. Ci vediamo nel video, nel prossimo video che sarà il post partita di Europa League tra Astra Giurgiu e Roma. Poi lunedì uscirà, dopo, vabbè, le varie, magari se uscirà qualcosa usciranno altri video. Però per il prossimo appuntamento legato alla Champions League ci vedremo lunedì o martedì parlando proprio del sorteggio, dei sorteggi delle italiane in Europa. Dunque, io vi saluto, adios!